In questo momento in Senato appena presentati due disegni di legge importanti, l'Atto Senato 1802 e il 1803, che cercano di dare una risposta ai tanti medici ex specializzandi che sono in attesa del riconoscimento di un diritto a lungo negato. Credo che mai come in questo momento vi sia un'attenzione in particolare rivolta verso i medici, questa categoria di professionisti che, diciamocelo francamente, ci ha salvato da situazioni ancora più drammatiche di quelle che potevamo subire. Credo che mai come in questa occasione ricordarsi di coloro i quali hanno svolto il corso di specializzazione, che è giusto ricordare dura 4, 5, 6 anni e che invece venivano sottoretribuiti rispetto ai loro colleghi di altri paesi dell'Unione Europea, sia un'ingiustizia che oggi va sottoposta all'attenzione del Parlamento. Noi ci auguriamo anche in modo trasversale possa essere votata da tutti. Mai come adesso credo che sia assolutamente necessario, direi quasi etico, dare una risposta a questi medici, alcuni dei quali tra l'altro facevano parte proprio di quei reparti Covid che li ha tenuti non solo in una situazione di pericolo, tant'è che molti medici sono persino deceduti in questo periodo, ma li ha fatti lavorare H24 a vantaggio di tutta la comunità nazionale. Capisco che si tratta anche di trovare le risorse economiche, per l'amor di Dio, ma è un caso di ingiustizia conclamata e questa è l'occasione nella quale tutti i partiti oggi presenti in Parlamento diano una risposta chiara nei confronti di una categoria di medici che è rimasta sottopagata ingiustamente negli anni passati. Quale momento migliore ha scelto la senatrice Rizzotto unitamente a tutte le altre senatori che hanno cofirmato la sua proposta di legge è quella di riconoscere un torto subito. D'altra parte sono tanti tribunali che si stanno interessando e stanno risolvendo la questione in modo anche drammatico da un punto di vista economico per uno Stato che già ha tante problematiche, per cui riconoscere quello che devono avere in termini di riconoscimento questi specializzandi degli anni 1978-2006 e quindi attribuirlo come sotto forma di contributi figurativi, io penso che sia un qualcosa di eccezionale, penso che questa cosa faccia bene sia allo Stato ma soprattutto agli specializzandi. Spero che perlomeno per questa tematica, per questa problematica che attiene ai medici, non si faccia ricorso alle maggioranze e alle opposizioni. È una proposta che viene dall'opposizione, ma sicuramente è una proposta che può essere adottata, diciamo, in toto dalla maggioranza. In questo momento di grave emergenza dovuta al Covid-19 abbiamo visto tutti, continuano a dire, per fortuna ci sono stati i nostri medici, i nostri eroi, i nostri infermieri, le nostre figure sanitarie. Oggi, al di là delle parole, dobbiamo far sì di dare delle risposte concrete. Allora, questi progetti di legge vanno proprio a riconoscere agli ex specializzandi proprio il lavoro che hanno fatto, che fino ad oggi in Europa è stato riconosciuto e qui in Italia, guarda caso, non è ancora stato riconosciuto. Quindi le proposte di legge che abbiamo fatto vanno proprio per un riconoscimento almeno dei contributi figurativi e questo significa dare una risposta, dare un'attenzione e far sì che una cosa ormai che si sta rincorrendo da anni e anni finalmente si riesce a dare una piccola grande risposta a quelli che sono stati i nostri eroi di questi tempi.